Dice San Marco che Gesù chiamò la folla, cioè accolse tutti quelli che andavano e quindi si fermò per continuare a spiegare le verità del Regno dei Cieli, cioè le verità che sono valide pari alla vita per non perdere la strada e la meta. E che cosa diceva questa volta? Ascoltatemi tutti e comprendete. Quando la premessa è un richiamo di attenzione, significa che l'annuncio è importante. C'era infatti da sciogliere un nodo pesante per il popolo. Ormai i maestri, i capi, i sacerdoti avevano costruito un monumento fasullo, una serie di precetti che proibivano molte specie di cibo, dichiaravano impuro l'animale grasso, quello, quell'altro, impuro, impuro. E adesso Gesù deve chiarire questo punto. Infatti, incomincia a spiegare, ma non tutti capiscono, nemmeno gli stessi discepoli. Tant'è vero che come entrano in una casa, subito gli domandano: maestro, non abbiamo capito. E allora lui dice: ah, nemmeno voi avete capito? E allora dovete sapere che non è il cibo che voi mangiate a rendervi impuri, perché il cibo va nello stomaco e poi lo eliminiamo. È ciò che viene da dentro l'uomo che può renderlo impuro, cioè cattivo, malato spiritualmente. E qui elenca 12 tipi di peccato Gesù, con pazienza, e dice: quali sono le cose che escono tra i propositi del male dal cuore dell'uomo? L'impurità, ecco, l'impurità. Quando i nostri pensieri non sono ispirati dalla verità, dal bene, dalla gratitudine verso Dio, dal rispetto verso il prossimo, noi diventiamo impuri spiritualmente. I furti, questo lo capiscono tutti, anche i pagani. Non c'è un popolo che non consideri reato il furto. Ciò che è tuo è tuo, ciò che è dell'altro. Impurità, furti, omicidi. La vita è di Dio, appartiene a Lui. E allora non c'è un diritto da parte dell'uomo di togliere la vita a un altro uomo. Omicidi, uccidere l'uomo. Adulteri, quando cominciano le storie che complicano i rapporti tra moglie, marito e così via, lì si può ritornare alla corruzione pagana, animalesca. Avidità, possedere, malvagità, partire con le intenzioni cattive di fare il male. Quando il ladro va a rubare, ha già progettato dentro di sé tutto quello che
deve fare, malvagità, inganno, ecco, l'inganno, la menzogna è tipica del demonio. Ora, chi non ama la verità, chi non è sincero, diventa impuro per questo motivo. Poi dissolutezza, le abitudini viziose e la incontentabilità, la insaziabilità dei piaceri e delle libertà della vita. L'invidia, volere tutto per sé e non capire che è giusto che ognuno abbia quello che gli occorre. La calunnia è uno dei peccati più subdoli e riprovevoli, perché toglie la dignità oltre che la pace. La superbia significa mettersi in alto, al di sopra degli altri, ritenere che noi siamo quelli più bravi e gli altri no. La stoltezza è la superficialità, prendere tutte le cose come va. Stolto è colui che non va dritto, ma fa le pieghe, fa le curve, intreccia, confonde, imbroglia. Allora, queste 12 regole di vita degli uomini sono quelle che rendono impuro il cuore dell'uomo. Molto interessante. E Gesù dice che bisogna invece pulire, purificare il cuore, la mente, lo spirito, per essere degni dell'amore di Dio Padre e del premio che il Signore dà a chi somiglia a Lui. Dice Gesù: siate perfetti come è perfetto il vostro Padre Celeste. E sappiamo bene che non significa la perfezione della natura. Per natura siamo imperfetti noi, solo Lui è perfetto. Ma significa che noi dobbiamo imitare la bontà di Dio, che significa innanzitutto amare, poi significa perdonare e poi significa gioire del bene altrui come se fosse il bene proprio. Libro dei Re, Salomone, questa regina che viene dal sud, da lontano, perché aveva sentito parlare della sapienza di Salomone. C'è un re saggio, un re giusto, un re molto sapiente. I suoi sudditi sono felici, tutto funziona in regola, e parte carica. Muli, asini di oro, argento, aromi, e va. Salomone l'accoglie e lei incomincia ad ascoltare, a interrogare Salomone, e si rese conto che era un uomo veramente molto intelligente, molto saggio, molto giusto. Voi ricordate che quando Salomone erediterò la corona regale, si presentò a Dio per chiedere, che cosa chiese Salomone? La sapienza. Ed ecco la prova che Dio gliel'aveva dato, questo dono. E si è comportato sempre così, la sua fama è andata lontana e questa regina di Saba è andata proprio per verificare e direi approfittare anche lei di diventare una regina, di diventare saggia.
Tra le cose che si ricordano, i giudizi di Salomone, il quale quando doveva trattare le questioni, risolvere i problemi, fare la giustizia, si metteva sempre la madre vicino, chiedeva sempre il parere della madre prima di dare la sentenza. Bello questo. E una volta due mamme portarono un bambino vivo e tutte e due dicevano di essere la madre di quel bambino. E non è possibile che un bambino sia figlio di due madri, quindi bisognava risolvere. Allora Salomone dice: va bene, adesso facciamo così. Tu dici che sei la madre, tu dici che sei la madre, dividiamo a metà, vediamo mezzo bambino per ciascuno. Allora una delle due dice: no, 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 che se lo prenda lei, se lo devi uccidere, se lo prenda lei. Allora Salomone ha detto: questa è la mamma, questa è la mamma, disposta a rinunciare, ma non ad uccidere. Significa che quello è il figlio suo, la giustizia. E a volte è difficile veramente. Allora è bello che la sorgente della saggezza, della sapienza, sia in alto, sia Dio stesso. La sapienza è il gusto della verità. Poi c'è la scienza, che è la ricerca della verità. E mentre sulla via della scienza puoi incontrare scoperte, meraviglie sconosciute della natura, con la sapienza incontri la sorgente della verità, che è la luce eterna in Dio e da Dio per tutti gli uomini creati a immagine e somiglianza di Dio. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Con il soffio del tuo Santo Spirito, accelera il cammino di tutti i cristiani verso l'unità nella professione della medesima fede e nella comunione fraterna. Noi ti preghiamo. Infondi in noi la conoscenza interiore del bene, perché dal nostro cuore non esca altro che pace, amore e gioia. Noi ti preghiamo. Elargisci i tuoi doni a chi ti chiede la forza di restargli fedele e la grazia di colmare i propri limiti. Noi ti preghiamo. Signore Gesù, aiutaci a vivere nella sapienza e nella carità. Signore Gesù, aiutaci a vivere nella sapienza e nella carità. Thank you.
Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.